Leo libro aperto ormai, sorriso a tutta bocca. Vi piacerebbe sapere perché? Comunque, e invece buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vi piacerebbe sapere perché, ma noi rigorosamente non lo diciamo, no, perché. No, no, dovete stare. Si dice il peccato, ma non il peccatore. Dovete stare sulle spine, eh? Sì. No, così. No, no. Intanto ormai sta diventando il testimonial. Tutto a posto, mia cara, tutto a posto. Interagiamo durante tutti. Le interviste, qualunque persona ci cava, vero Tino? Intanto abbiamo prenotato altre due notti, sì, in albergo, perché dobbiamo aspettare che arrivi questa benedetta casa di comunità per evitarci di spendere inutilmente soldi che, inutilmente inteso al fatto che ci potrebbe essere una sistemazione pubblica istituzionale in attesa che possa andare in comunità terapeutica. E noi vi ringraziamo di cuore, volevamo farlo insieme. Mi sa che vado prima in comunità terapeutica e poi nella e comunità. Poi vado... Potrebbe succedere, sarebbe se clamoroso. Succede veramente. Clamoroso, clamoroso. Noi speriamo di no che tu possa stare là e vogliamo ringraziarvi insieme per le donazioni che state continuando a fare e per la permanenza. Dico io, grazie. È vero, per la permanenza di Leonardo in albergo al caldo. Sappiamo che questa notizia ti ha risollevato. Beh, certo. È vero. Beh. Due giorni che stai, sì, no? Sempre, sì, più determinato. Ovviamente ci sono i momenti no, perché alla fine ci sono i momenti no. Infatti sono di meno. Sì, ma sono di meno, ma perché adesso sono più tranquillo, non sto in mezzo alla strada dalla mattina alla sera, non sto 24 su 24 in mezzo alla strada. Anzi, dobbiamo dire la verità, lui sta più riparato nella maggior parte del tempo, piuttosto che in giro in mezzo alla strada. È la verità, ecco, perché invece di starmi nel centro me ne sono andato dall'altra parte del mondo di Bari. È vero, è vero. Lui ha chiesto effettivamente, un po' per il ricordo che ha per lui quell'albergo, un po' perché è lontano come da, è successo stamattina, dal vizio. Come è successo stamattina, mi hanno ridato la stessa camera, anche se doveva andare un'altra. E io gli faccio, no, no, per favore, me la lasciate quella stanza che ho fatto l'amore con la mia donna. Là. Ecco, il quadro alla piazza, il quadro alla piazza adesso, l'abbiamo detto. Non ha saputo niente nessuno, vatti. No, ma non è questa la notizia, non è... Non è quella la notizia, non la dirò mai. Quella no, notizia. Quella non la possiamo dire, Tino. Vabbè. Noi vorremmo condividerla con tutti, ma ci sono delle cose, lo diciamo sempre, che sono private. Sono private, non si possono dire. Anzi, noi siamo contenti che Leonardo abbia voluto condividerla con noi, quella notizia, perché evidentemente si è creato un rapporto tale che non è soltanto... Perché non sono una persona che lo dice a tanti, una cosa del genere, perché alla fine questo è una cosa personale, perché alla fine lo sappiamo. State che cercate, ma non no, lo no. dirò mai. Non possiamo. Mi vabbè. No. Io mi informerò ancora attraverso il CERN, mi informerò. Speriamo che mi faccia chiama il miracolo. Tu sei sicuro che non hai avuto telefonate? No, se no te lo dicevo. Al 100% non hai avuto telefonate. Non è che ti sei addormentato? Sì, addormentato. Per quante ore? 24 su 24? Hai rivisto poi le chiamate? Non c'era, non c'erano chiamate. Giovanni. Perché hai capito? Certo. Qua sta. Nel cervello è entrato come un martillo. Dimmi. Dov'è? No, non c'è. Non c'è. 080 non c'è. Chiamatelo, vi prego, chiamatelo no, perché ecco, va. Va. Secondo te perché ho detto Giovanni? Perché Utrever Dance ce l'avevo davanti agli occhi, ce l'avevo. Buongiorno. Brutus in fabula. Vabbè. Abbiamo pensato al weekend di Leo, bisogna pensare al weekend di Giovanni. Poliziotti locali stanno toccando il cazzo stamattina. Stanno là perché c'è qualcosa in particolare oggi che hanno. No, ma oggi si sono messi i pantino che non ci volevano far lavorare a noi. Ma noi siamo più bastardi di loro, che da un lato ce ne andiamo all'altro. Loro se ne vengono da là e noi ce ne andiamo da là. Si vanno a piccolino fino a fuori. Vabbè, sei la vi. Ma che ragione hai di fare ancora il parcheggio? Perdere tempo, perché sarà fatto.
troviamo un'occupazione a Giovanni, qualcosa che possa far prendere tempo a Giovanni, non perdere tempo a Giovanni, dica. È il mese di con la R, no? Beh. E i mesi con la R si possono pizzicare i ricci. Tino. E se lo mandiamo a schiacciare un po' di ricci? Sì, devi andare tu con il culo però. Ecco, lo sapevo che lo sapevo che sarebbe degenerata, lo sapevo che vi conosco ormai. Avete sempre quella di stuzzicarvi, quella cosa di stuzzicarvi. Non lo dico io, lo devi dire lui a me, capito? Perché tu ce l'hai più grosso del mio. Vanno proprio ma bene. Ma te è più duro, quindi li schiacci meglio. No. Possiamo ritornare nei ranghi, Carotino, ritorniamo nei ranghi. Va bene, ritorniamo nei ranghi. Senti, quella promessa che hai fatto al psichiatra, al CERT, la stai mantenendo? E tolgo. Quello è quello che hai tolto. Ok, perfetto. No, è importante, è importante. Buongiorno, Maurizio. È importante, Maurizio. Soldi a me, hai. Cioè, bravo, Maurizio. Oh, finalmente, alla bestia. Oggi Maurizio è da noi. Rispetto, quando un secondo mi sono andato. Che gli parli sinceramente, delle cose reali. Delle cose. Ti ha riconosciuto dell'intervista? Ti ha riconosciuto dell'intervista? Io mi metto a chiancia nel picco, fra. Ti dico la verità, andò. Ma del picco, mi metto a chiancia. Ma visto che impatto sta avendo questa cazzo di io ve lo dico intervista. Sempre, ve lo dico sempre, non tanto l'intervista, ma poi la vostra sincerità può generare questo genere di cose. Capito, Mauri? Te lo aspettavi, te lo saresti mai aspettato? No. Ti era capitato una cosa simile? No, assolutamente. Questo è il fatto. Ma detto, tieni duro, tieni forte, aggiustati, che c'è sempre una via d'uscita. Non lo dire, perché lei non è della community. Tieni duro, Maurizio. Grazie. E mi raccomando, fanne buon uso. No, soprattutto rispetto a quel discorso che ce l'avamo fatti, di pensare cosa effettivamente ti va di fare. Mi raccomando, perché quello è tutto. Sto valutando molto, sto valutando veramente bene. E pensaci veramente bene, perché a 49 anni non puoi stare buttato qua ancora. Assolutamente. Che tu come me, la barba bianca, Bene, bene. Va bene, grazie. Grazie a te. Ti sei allontanata, 50 euro l'ha avuto lui. Questa è colpa tua. Sei rimasto come la zitta da cieco. Al CERT quando andiamo? Quando devi chiamare? No, andiamo domani. Anche se non ci vediamo. Sì, perché c'è stato un disguido. Io pensavo che oggi fosse venerdì. Leonardo mi ha ricordato che oggi è giovedì. Allora, visto che dobbiamo andare al CERT comunque, ci andiamo domani che stiamo un po' più liberi e quindi possiamo fare questa cosa. Quindi ci diamo già appuntamento domani là. Perfetto. Ok? Ci vediamo qua, ti vengo a prendere? Sì, vieni a prendere. Ok. Dopo le 10:30 però. No. Perché io mi sveglio quell'ora, non mi fai svegliare prima. Fai un sacrificio di alzata alle 10, vediamo alle 10 là, va giù bene. All'albergo, va alle 10. Vabbè, ti pago la colazione, va bene. Sciofati, che fatica. Voi non si rende conto, Giovanni, io mi diverto fortunato. Un sacco quando leo, leggo quelli che scrivono, che non sanno un cazzo. Che non sanno niente, non sanno niente. Leo, che fai oggi? Dove te ne vai? Non me ne vado. Appena me le segrate non ritorno in camera. Ok, Giovanni, che fai oggi? Non lo sa, cioè sta in giro. Sì, parcheggio. Un po' di parcheggio. Prima o poi si roberanno le palle i vigili di stare là. E quindi continuate. Situazione Piazza Moro tranquilla, risse bottigliate, non ancora. Vabbè. Stranamente non ancora. No, lui che c'è, lui anzi lui mette pace, mette Tino, dai, ma sei diventato metti pace. A me mi fa tutto proprio un cazzo. In generale. Ma non senti freddo? Come faccio Leo? A caldo, sta caldo. No. Bella, squaccato, no. Come un mazzo da caldo. Sì, il solitario deve fare. Vabbè, il solitario sa cosa faccio. Oggi sta veramente ispirato. Sì. Si prospetta un altro weekend per strada. E quasi tu in albergo, però dico per strada, di follia, bravo. Non mi far sentire cazzate, per favore. È quasi tutto. Si è cantato un gala da noi. Sì. Bravo. Dior. Sì. Qual è il tuo profumo preferito, Leo? Ce l'hai un profumo preferito? Paco Rabanne. Paco Rabanne. One Million. Di lui. Ce l'hai per caso? In consegna, un Paco Rabanne. No, non è quella roba là. Vabbè, e noi ci proviamo sempre. Sì. Qui Paco Rabanne, Dior, Fahrenheit. Ok? Beh. Due, un altro ok.
No, io sto pensando che va alla Cardinelli, va a comprare qualche libro. Sì, da vedere, è acculturato. No, secondo me, non sei. Tutto il sushi. Ma è... Sorpresa! Per ora, solo per ora, è quasi tutto. Ma... Statevi bene, ragazzi. Statevi bene. Oggi.